Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Natron e siamo già a batterci contro il caro e vecchio Simur Beta. Così, a inizio episodio. A caso, proprio così, totalmente a caso. Questa serie è dedicata alla mia ragazza. E niente, ho allenato un po' i personaggi. Non credevo sinceramente di metterci così poco, però appunto meno male che con l'aiuto del 4x della velocità, 4x della frequenza degli scontri alti, in effetti in un'ora, già solo in un'ora, si rivela veramente tanto. Allora, Simur Beta, ho provato a affrontarlo per ben 2 volte, è fattibilissimo, c'è soltanto un piccolo problema. Che vi lo spiegherò se lui lo farà. Allora, cominciamo intanto a darci Protect al party. Lui non lo facciamo fare ancora a Stega, perché quando tocca a lui, vedete nella barra di turnazione sopra la webcam, no? Quando tocca a lui, sicuramente lui prenderà di mira uno di noi e lo ucciderà. Quindi è inutile dare ora Protect perché tanto non ha senso, semplicemente. Io andrei subito di As del Blitzball. Anzi, no, aspettiamo, andiamoci di attacco di base. Guardate quanto ho levato, 5800 e passa. Ok, peccato che Riku che ha preso di mira, speravo che era il caro Wakka o Tidus, però la riportiamo subito in vita. E adesso Tidus può andare di Hastega. Tranquillamente. Allora, cara Riku, curati. Al massimo, e adesso si va. Ok. Ok, quindi abbiamo avanzato anche. Ok, allora, torniamo di nuovo a usare il Protect. A lei zombie, vabbè, zombie è easy, zombie easy. Tanto datti Protect, piccola Riku. E già che ci sei, curati anche con una bella panacea, che male non fa. Wakka, attacca, è già 58.600. Che incredibile sta cosa, è veramente allucinante. Però non distraiamoci, ok? Non distraiamoci. Ora possiamo utilizzare Ass del Blitzball su di lui. Guardate il danno che fa in questo momento Tidus. Ho visto anche un 2000 così a caso, lì, in mezzo ai numeroni. In mezzo ai numeroni ho visto un 2000 di danno. Ok. Che volete che sia? E a lei se non fai nulla, bello. Allora, è a 35.000. Vedete che ora abbiamo una marea di turni. Adesso io per sicurezza do Protect anche a Wakka. E ora si va. Ok. Ma se attaccasse anche Mecalunio, tipo no, per caso. Ma non credo. Vabbè, io vado comunque d'attacco di base. Come se non ci fosse un domani. Ok. Curati un minutino, mi pare che te hai poca. Sono. Ok, al massimo. Ma io andrei di toccata. Ma sì, ma che me ne frega.
Allora, ecco, questo è l'attacco appunto che vi stavo dicendo io. Questo attacco, quando toccherà a lui, farà un attacco che purtroppo ucciderà tutto il party per i danni che fa. Non so perché lo uccide, perché sono soltanto io che sono troppo debole allo stato attuale, però bisogna cercare di farlo il prima possibile, che sarebbe quello dopo. Quindi abbiamo 2 turni per farlo. Io per sicurezza, però, do anche shell a tutti quanti. Allora, cerchiamo di guadagnare più turni possibili. È morto, ragazzi. È morto. E la Bazzavacca con 1777 danni. Muori, maledetto rompiscatole che non sei altro. Muori, maledetto Simore. E posso dire di essere riuscito a sconfiggere questo stramaledettissimo boss senza l'utilizzo di Eoni o di Yojimbo. Che dobbiamo ancora vederlo. Ve lo devo ancora far mostrare Yojimbo in azione. Cavolo, ben detto, ti ho rotto un po' le scatole, cazzo, è la terza volta che lo picchiamo, anzi più di 3 volte che lo affrontiamo. Uno, due, tre, sì. Ok. Una passosfera di livello 4! E Cat City Dark se ne va via. Tranquillamente. Sì, tutte cazzate. Quindi ti sai che Jack è Sin, cioè, fammi capire. Ah, ok, no, non lo so. E beh, diglielo a Auron. Tanto è inutile, cioè, è inutile stare a nasconderlo. No, 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 purtroppo no. I don't know how or why he did it. I felt him inside. And when I did, I knew it was true. My old man's spirit suffering. Sorry. Even knowing that Sin is your father. Ma forse lo levi da una pena, dalla sofferenza. Infatti. Che fai? Sì, tu pensi a quella di tossine o H o giù, o di cazzate. Ma non cambia le cose. Ok, ora vi posso far vedere come ho sviluppato per il momento i personaggi. Allora, Tidus da qua. No, pardon, da qua. Che ho fatto a prendere Antisuctuscutum, questa roba qua, insomma, come si pronuncia, Antimagix, e ora lo sto mandando in zona bassa. Riku da qui che era, gli ho fatto fare tutto questo bel percorso. Rigene, ta 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 ta, Areis, e ora. Allora, il mio obiettivo era mandarla qua e poi utilizzare anche lei la sfera che appunto che teletrasporta i personaggi per mandarla a prendere toccata. Però adesso che ho effettivamente sbloccato una passosfera di livello 4, potrebbe essere un'ottima idea per lei andare a prendere Sancta. Che non è malvagia, ma proprio per nulla.
Perché Tidus dove possiamo mandarlo con la passasfera di livello 4? Qua poi deve tornare indietro. È un casino. Qua che invece, da qua dove era partito, si è fatto fare tutto il percorso ritroso adesso in questo punto, ragazzi. Di modifiche alle armi, è stata modificata l'arma di Tidus. Questa qua, quella che aveva di base, l'attacco fisico più mi pare più 3%, o più 5 più 3%. Gli ho dato all'altro attacco fisico e gli ho dato spot e mi è diventato l'onivolgente, in modo che così non la fraternity almeno, perché appunto c'erano dei mostri che volendo potrei anche rimetterle ora, perché no? Perché no? Allora, Wacca, tu vai avanti. E vai qua. E ora possiamo proseguire finalmente. Così anche affrontiamo un po' di nemici. Qua c'era uno scrigno, infatti me lo ricordavo. Ah, il simbolo di Giove. Penso proprio che questo è uno dei due simboli che serve per ottenere una delle armi dei sette astri. No, vorrei anche salvare. Allora, dovevo anche salvare qua all'inizio dell'episodio, ma vabbè, non è importante, salvo ora, tanto non è che cambia poi di chissà quanto le cose. Che succede? Ah. E questo che cavolo è? Non me lo ricordo questo. Ah. Per di cerca la risposta da sola. Quindi che cavolo succede ora? Ah, non mi dica che siamo già arrivati a quel pezzo lì? No, ragazzi, no. Siamo arrivati alla rivelazione scioccante? Al plot twist? No. Siamo arrivati al plot twist definitivo del gioco? Ho paura di sì. Questa è una parte molto 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 importante della trama, ragazzi. Molto importante. Se è quello che penso io, ma credo di sì. Mi sa di sì. Sa che ci siamo. First time we met. I've known about you for a long time.
long, long time. I feel like I know you too. Where are we? Silly, don't recognize your own home? What's gotten into you? Hey! Sono svenuti nel mondo reale. Wait, this is a dream. A dream? Are you crazy? I don't have time to be dreaming now. You're wrong. It's not that you're dreaming. You are a dream. Wait a sec. Tu non stai sognando, tu sei un sogno. So what if I dream? I like being here. We've been dreaming so long. We're tired. Would you and your father, would you let us rest? Both you and your father have been touched by sin. Sin, the one around whom all Sphera, the spiral, evolved. What are you saying? You two are more than just dreams now. Wake up! Wake up, please! Just a little more, and maybe... Maybe you are the dream that will end our dreaming at last. Are you all right?
was dreaming. You called me. And I woke up. Nothing like a good nap. Well, I'm ready. Let's go. Insomma, avete capito? Noi, ossia Tidus, è un sogno, così come Oron, come Jacked. Tutte persone morte durante la guerra tra Bevel e Zanarkand. E gli intercessori, le persone sopravvissute alla guerra, che sono appunto diventate intercessori, hanno prevalso i ricordi sia della città che dei suoi abitanti sognando. Ed è quello che siamo noi. Noi siamo, presumo, morti. Tidus, Oron, Jacked, morti, peccato Oron e Jacked, anni fa, durante probabilmente l'attacco, l'assedio, la guerra da Zanarkand e Bevel. Quindi noi siamo qui, siamo dei sogni speciali, ma siamo pur sempre sogni. È l'unico modo, visto appunto che gli intercessori sognano continuamente, sono stanchi, vogliono un po' riposarsi. E quindi vorrebbero che... non vorrebbero più sognare per riposarsi. Però se smettono di sognare, i sogni svaniscono. Io non dico altro. Io non dico altro. Questo è stato una... penso una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Che noi, il protagonista, Tidus, è in realtà un sogno. Quindi una persona che è morta secoli fa ed è qua, che ma non è qua alla fine. È in... porca troia, 30.000. È impressionante, ma lo Shoe Smarrito è cattivo, mi sa, eh. Va bene d'acqua. Vediamo quanto danno gli facciamo con Firaga, eh. Termina un po' pochino. Io non lo so, io ovviamente lo sapevo questa cosa, però nonostante la sapevo, rivederla di nuovo, il filmato vero e proprio fa un effetto strano. E triste soprattutto, molto triste. Veramente molto triste, ragazzi. Dei sogni. Dei cavolo di sogni siamo. Non siamo reali. O per meglio dire, siamo tangibili. Ci possono vedere. Devo vendere un po' di roba. Ci possono vedere, siamo tangibili. Perché comunque quello che è successo tra Tidus e... tra Tidus e Yuna nel bosco era vero, non era un finto. Cioè, loro comunque si toccavano, Tidus era tangibilissimo. Però, anche se tangibile, rimane sempre un sogno. Che tristezza. Il Behemoth, cazzo. Questo è... questo è tosto, ragazzi. Questo è veramente... questo è tosto da battere davvero. Allora, dimmi che sei debole a Slow, ti prego.
E ti pareva che non era debole il bastardo. Ok, via. Via immediatamente. Via immediatamente. Vi devo anche far vedere Yojimbo. Alla fine dell'episodio ve la faccio vedere. Vi faccio vedere come funziona e vi faccio vedere la tecnica, la sua turbo tecnica, Zarmato. Anzi, ve la faccio vedere proprio contro Seymour. Perché no? Ve la faccio vedere contro Seymour. Anzi, no, prima, allora, prima ve la faccio vedere quando normalmente com'è che funziona. È contro di lui, perché no? Proviamolo contro di lui. Allora, Yuna vieni, invoca Yojimbo. Guardate la bella evocazione di Yojimbo, ragazzi. Che bello, che bello. Molto giapponese, molto bellissima. E voi dite, come funziona lo Yojimbo? Pagando. Voi gli dovete ovviamente dare dei soldi, in base ai soldi che volete dargli, lui vi farà un attacco. Tipo, se gli do 1000 ad esempio, vediamo cosa che fa. Così a caso, Kozuka. Vediamo che cosa combina con Kozuka. 5000 danni. Beh, diamoli 2000. Vediamo un po' 2000 cosa fa. Se per Kozuka no. Allora, questa è la turbo tecnica di Yojimbo, Zanmato. Questa turbotecnica uccide istantaneamente tutti i mostri presenti nella battaglia. E quando io dico tutti i mostri intendo anche i boss. E quando dico boss intendo tutti i boss del gioco. È un modo veloce e rapido per sconfiggere mostri. È ovvio, più soldi gli date, più è probabile che lui vi faccia Zarmato. Però io con questa tecnica ho sconfitto quasi tutti i boss segreti, anzi tutti i boss segreti tranne due. Semplicemente. Tranne due. Due non li ho sconfitti. Qua adesso bisogna vedere dove bisogna andare qua. Ma salve. Che belli. Charge, carica. Allora, no. Cara Yuna, vai via. Riku, vieni e ruba a lui. Ah, una pozione, bene, ne ho una marea, però. Ah, ok, ho capito cosa cavolo c'ha. C'ha la difesa alta, lui deve usare... la meteorite? Vabbè, wow. Insomma, era chissà cosa. Beh, però anche il buon Wacka sta facendo abbastanza danni. Ho capito. Devo usare questo per rompergli la corazza, sicuramente. Allora, Riku, curati. Vabbè, lui è morto, intanto. No, l'hai mancato! Perché l'ha mancato? Lei ovviamente non fa ancora danni nulla, però vabbè. Diciamo che Riku attualmente è...
è una sorta di curatrice di maga bianca, diciamo. Ok, ammazzato. Similina, porca miseria, qui ci si allena tantissimo. E no, via, non mi interessa per ora. Allora, Tidus lo mandiamo avanti. Piano piano. Allora, livello 4. No, devo pianificare dopo quando si arriva al pezzo dove serve la passosfera di livello 4. Ashore, cazzo. Questa è tosta, ragazzi. Due Ashore è tosta. Andiamoci a Stega, che qua possiamo morire da un momento all'altro, eh. Chi hai? What? Fa male, ragazzi. Fanno male. Fanno molto male, molto male, molto male, maledetti. Però lui è già morto, anzi muore ora. Ok, bravo. Qua possiamo ammazzare. Qui abbiamo già ammazzato tranquillamente. No, non l'abbiamo ammazzato. L'abbiamo quasi ammazzato. Ma io ti faccio attaccare da lui, no? Scusa, no? È giù. Perché devo farti attaccare da Waka che non ti farà mai quel danno là? Scusami, eh. Ma che cavolo stai dicendo? Un'altra Avenger, no? Ma tanto queste sono tutte cose inutili. Ah, qua, ok, sì. Qua c'è un minigioco da fare. Sì, qui c'era un minigioco da fare, una cosa del genere per poter andare avanti con la storia. Meno male che io ho loro tre come personaggi principali del team, altrimenti sono tante risate. Come anche la prima volta che l'ho fatto, cioè la prima volta, insomma, la volta a Vira che l'avevo fatto, quindi. Qua. Boh, da una parte vorrei guardare la cosa, ma. Da una parte vorrei guardare la guida per vedere dove devo andare, però. Boia! Boia, che male che fanno! Che male che fanno! Ma tu sei morto, prima di tutto. Carica anche lui. Voi cosa avete da poter rubare? Sempre la solita roba. Ah, allora potrei anche utilizzare tranquillamente la pioggia energetica sott'acqua e non l'ho mai usata. Attenzione. Voglio vedere com'è che viene, che la fa. Ah, parte direttamente dall'alto. Ok, perfetto. Perfetto, mi sembra anche giusto, siamo sott'acqua. Mi sembra anche giusto che parte già dall'alto. Panacea no. Cioè, è utile, però, boh, insomma, non proprio, diciamo. Ah no, eccolo qua, il minigioco. C'è uno dei minigiochi, mi pare che erano tipo due o tre minigiochi. Prima prova del Monte Gagazet, colpisci la sfera al centro con il pallone di Wakka. Allora, uno di là. Niente. Dai, per un pelo.
E che ci vuole? E uno è fatto. Poi ce n'era un'altra. Ce n'erano altre due, mi pare, da fare. Non fare tipo tre prove. Perché se sono easy da ammazzare. Trucidi a manetta. Ma prima di morire voglio vedere cosa c'hanno. Kamikaze. Alla fa madonna, che male che fanno de. Cazzo, il veleno fa tantissimo invece. Allora, voglio vedere cosa c'hanno e se li rubo. Ah, dai, come? Il Tidus muore. Ah no, poveraccio, è morto, che galleggia. Poveraccio, poveraccio. Allora, no, Ricco dov'era? Facciamo energia almeno, sì. Poveraccio che è morto mentre galleggia. Cioè, l'ammazzato è morto, è rimasto lì disteso durante la fanfara. Il tema di vittoria di Final Fantasy. Questo fa male. Piano. No, l'avveleno no. Allora. Allora, 1, 2, ok. Ok, ok, ok. Però sono morti male. Basta, attacca a loro che sono morti. Maledetto vacca, maledetto. Allora, Esna, ci ricuriamo l'avvelenamento. Amore. Vabbè, qua possiamo anche aumentare un po' la velocità, è tanto... Cioè, avete visto che tranquillamente è... quanta roba, attenzione. Spada varo che è quella che ho io uguale, solo che gli ho messo io l'attacco fisico più 3% e lo spot, basta. Non ha altro. Ah, qua non si può andare, ho bisogno di tornare indietro. Ah, qui scappiamo. Sì, qui andiamo via con le cose, tanto... Oh, ma ci stanno massacrando malissimo comunque. Allora, tu vai indietro. E tu. Allora. Noi abbiamo una passasfera di livello 4, giusto? Che potremmo usare per andare qui, per aumentarli. La potenza fisica a lei, che è importante, però più che altro per farli apprendere Sancta, come in magia bianca. Altrimenti, Tidus. Tidus. Qua per andare avanti serve la passosfera di livello 3. Quindi dovremmo tornare tutto quanto indietro e andare da questa parte. Che poi sto andando qua perché sto andando qua che non posso fare nulla. Per farle prendere tutta questa roba qua. Trincea non mi ricordo cosa che fa. Però poi bene o male, tanto bisogna tornare tutto indietro qua, poi andiamo con la spazzatura di livello 1. Sì, qui lui non serve. Wacca, voglio fargli fare più o meno lo stesso percorso. Di Tidus. Perché qua non ci sono andato? Perché non riesco ad andare? Allora, sì, a questo punto li faccio apprendere a lei. Ne abbiamo due addirittura. Ah, easy, allora subito, vieni. Ne abbiamo due a posto.
È fatta. È fattissima, ragazzi. Oh, alla grande. Ma proprio alla grande. Guante pallone, perfetto. Che belle queste armi. Allora, qua abbiamo fatto uno su smarrito, attenzione. C'è un po' di combattimenti un po' ravvicinati, ragazzi, così almeno. Allora, Filaga e Filaga, almeno così andiamo un pochino avanti. Ah, Eriku che è andata energica e poi l'ho morto. Io, ma quando mi alleno combatto a questa velocità, ve l'avevo già detto che combattevo a questa velocità qua. Però ogni tanto secondo me è bene ricordarlo. Allora, ah, bisogna andare qua, perfetto, perfetto, perfetto. Ci siamo ragazzi. Ah, vabbè, oddio, aiuto, tre macchine Albed. Ah, una è andata. Questa no, però è quasi. Bella wacca, bellissima. E poi si è fatto tutto da sé. Ha fatto tutto da sé, perfetto. Ah, io direi di andare avanti. C'è la app, c'è l'obiettivo. Allora, facciamo un attimo una cosa. Andiamo avanti senza fare gli scontri. Tanto è solo una perdita di tempo. Qua dobbiamo andare a avanti. Tanto, come vi ho già detto, poi l'allenamento lo faccio io per conto mio. Non è quello il problema. Io vorrei arrivare un attimo dall'altra parte. Perché ti aspetto qualcosa di interessante. Molto interessante. Ma da così velocizziamo anche un attimo gli episodi, eh. Questa dovrebbe essere la seconda prova. Seconda prova del Monte Gagaz. Azione contemporaneamente gli interruttori nascosti nei tre fori. Scegli il personaggio a seconda del diametro. Lei è piccola. Questo. Lui questo. E Wacca quello. Quello un pochino più grande forse lui come personaggio. Ho fatto. Aspetta un po', eh. Velocizziamo un attimo. Vediamo un attimo se abbiamo risolto il problema. Ah sì, 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 sì. Ok. Perfetto. She awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. Quindi è non morto, non zombie. Praticamente. No. Nothing frightens me now. Buono. Vraska would be proud. Then I must not let him down. Eh no, cara Yuna. Allora. Io vado avanti perché vi faccio vedere cosa c'è ora alla fine e vediamo come va.
Dai, vediamo cosa succede. Vediamo che cosa succede, ragazzi. Boss. Un bel boss, eh? Questo affare così a sorpresa totalmente. Lui è il custode celeste, 40.000 HP. Alta difesa magica e fisica. Allora, io non mi ricordo che cavolo d'attacchi c'ha. Cominciamo subito con Protect a tutti. Allora, non provo nemmeno a dargli slow perché tanto sarà immune sicuramente come quasi tutti i boss. Beh, però tanto le facciamo 1030 di danno, eh. Ali fotoniche. Sti cazzi! Abbiamo la peggio roba addosso praticamente. Quella dorme. Che cazzo ci abbiamo? Cosa ci ha dato? No, che collire, panacea. Maledizione, lei ci ha piccato, lei l'ha messo peggio, ricco. Blind anche. Mancato. Però gli facciamo ugualmente danno. Ah, c'ha, perché ci ha dato maledizione, ok. Vabbè, a sto punto vado di nuovo. Dio, non so se conviene a dare Protect e basta. Non lo so, maledizione non so cosa che fa. Se devo essere... Ah. Quindi non posso usare le turbo tecniche. Porca troia. La panacea non serve. Forse Dispel. Forse dobbiamo usare Dispel. Proviamo con Dispel. Sì, funziona! Ok, ok, funziona Dispel. Perfetto, perfetto. Bene, bene, bene. Quello è l'importante. Ho pochini danni, però, perché dovevo abbassare io, cretino, la difesa fisica, la resistenza, insomma, quello che è. Tanto questa registrazione non era assolutamente programmata. Coda Morfeo. Brutta, brutta faccenda. Ma è già quasi morto, ha solo 18.000 HP, ma che cavolo di... Ah! Ah, fermi. Dispel. Ma che cavolo di schifo è? Cioè... Riku. A posto, vedi. Che ci vuole? Cosa di Morfeo? No, mi ha mancato anche. Ma che custode sei? Ma che custode sei? Ma che custode sei? Che mamma mia! Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, vediamo che va questo, vai. Questo è quasi già morto, ragazzi. Poi 2000 di... Merda, Ricco è morta. Respiro magico. Ah! Questa non me l'aspettavo, ragazzi. Vedete, mai sottovalutare il nemico. Mai sottovalutare il nemico, ragazzi. Allora. Raids. E poi Wacca. È mega pozione per forza.
Smith ci ammazza male sta affare. No, sicuro il bastardo. 9.000. Ma tu sia maledetto. Che tu sia maledetto. Allora, dispel. Ti tolgo protect. Poi ci ridiamo. Astega di nuovo. E poi sotto a pestarlo, però le facciamo ancora meno di un cazzo, ovviamente. Se facciamo, se ci diamo un po' di shell, forse è meglio. No, quella di fotoniche no! Vabbè, pensavo peggio, dai. Ah, però è quello che ci dà tutta la peggio roba addosso. Io attacco, senti. Allora, Riku, lei cura. Madonna, un cazzo, non ci voglio credere. Perché c'è il coso? Perché c'è il mutismo? Ecco perché. Ecco perché. Ora può curare. Ah, dispel. Ti tolgo a te la roba. Sta dormendo il bastardo. Cioè il bastardo Titus sta dormendo. Infatti devo anche dargli tipo Esna. Eccoci di nuovo all'attacco. No. Cazzo, è vero il cocktail. Panacea? No. Mi devo dare dispel a me, pardon, scusate. Ma no a lui, vabbè. Vabbè, male non li fa. Però... toccate, guadagniamo un turno. È che non è malvagio. Mi faccio dispel a me. Eccoci. E poi ok, abbassiamo un po' la difesa. Ora doppia pozione, quindi facciamo ultra pozione, ci curiamo e per finire diamo dispel a Wacca, che è ancora maledizione. Deve morire lui male. Lui deve morire male. Ah, ok, meno male solo uno. Arais, cavolo, anche qui pochi mana, pochi MP, ancora protect, oh madonna, se... dai, ma è morto ragazzi, è morto, non può resistere, cioè, gli faccio dispel e muore, basta, fine. Anzi, provo a rubargli qualcosa. Turbo etere, addio ragazzo. Addio ragazzo, addio, addio ragazzo. E anche il custode celeste ci saluta. Boh, 10.000 AP, solo loro due però non sono saliti di livello. Mi sembra che giusto, questo non è niente di che.
Let's go. We are almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Xanarthen, the more I wondered. When we arrive, Brasco will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary guardians talk sometimes too, yeah? Legendary guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. Sì, sì, beh, non è che sei tanto più vecchio ora, non è? Diciamolo chiaramente. Allora, se io posso tornare indietro, andiamo a salvare e chiudiamo l'episodio qua. Sì. No, ci riposiamo. Quindi, grazie per aver visto anche questa puntata. E noi ci vediamo alla prossima, sempre su Final Fantasy X HD Remaster. Ciao.